Al termine dell'Angelus del 17 marzo, Papa Francesco ha detto di aver appreso con sollievo della liberazione di alcune persone rapite ad Haiti lo scorso 23 febbraio. Chiedo che vengano liberati anche tutti gli altri sequestrati, ha affermato parlando della difficile situazione nel paese. Invito tutti gli attori e politici sociali a abbandonare ogni interesse particolare e a impegnarsi in spirito solidale nella ricerca del bene comune, sostenendo una transizione serena verso un paese che, con l'aiuto della comunità internazionale, sia dotato di solide istituzioni capaci di riportare l'ordine e la tranquillità sui cittadini. Non è mancato in seguito il consueto appello alla pace nei tanti contesti del mondo segnati da conflitti. Continuiamo a pregare per le popolazioni martoriate della guerra, in Ucraina, in Palestina, in Israele, in Sud Sudan. E non dimentichiamo la Siria, un paese che soffre tanto per la guerra da tempo. In conclusione, un saluto particolare ai partecipanti alla Maratona di Roma. Accolgo con piacere i partecipanti alla Maratona di Roma, tradizionale festa dello sport e della fraternità. Anche quest'anno, per iniziativa di Atletica Vaticana, numerosi atleti sono coinvolti nelle staffette della solidarietà, diventando testimoni di condivisione.